Nella sede del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle a Torino, un appuntamento dedicato alla presentazione di una proposta di legge regionale mirata ai vitalizi. Sì, bye bye vitalizi, dopo Roma anche in Piemonte. Noi chiediamo che venga discussa subito la nostra proposta di legge sulla rideterminazione contributiva dei vitalizi dei consiglieri regionali. Una misura che permetterebbe di risparmiare 5 milioni di euro l'anno per i cittadini piemontesi e che soprattutto renderebbe gli ex consiglieri regionali come tutti gli altri cittadini. Una sentenza della Corte Costituzionale aveva detto che gli assegni vitalizi sono un'indennità differita e non un trattamento pensionistico, un'indennità differita sulla quale quindi per motivate ragioni si può intervenire. E quindi in questo senso era stata presentata appunto una proposta di legge anche al Parlamento nazionale che interveniva e allo stesso modo abbiamo presentato la nostra proposta di legge in Piemonte. La situazione attuale dei vitalizi? Ci sono 185 ex consiglieri regionali, ex consiglieri, cittadini piemontesi che percepiscono mensilmente un vitalizio, che arriva fino a oltre 5.000 euro al mese e che in molti casi è un vitalizio che viene percepito dopo soli 5 anni di legislatura. Noi pensiamo che in una situazione come questa, dove ci sono molti cittadini piemontesi che non riescono ad arrivare alla fine del mese, che non hanno i soldi nemmeno più per curarsi, per prenotare degli esami o per andare a comprare dei farmaci, non sia più accettabile una situazione del genere. Appunto, noi non chiediamo con questo di togliere completamente i vitalizi, ma semplicemente parificarli a tutti gli altri. Hai versato dei contributi, hai diritto ad una pensione, non ad un vitalizio che è assolutamente scollegato a qualsiasi criterio di giustizia e di equità. Il percorso della proposta di legge che avete presentato? La proposta di legge è già nella programmazione quadrimestrale dei lavori del Consiglio regionale. Noi semplicemente chiediamo che venga messa in discussione al più presto, possibilmente prima della pausa estiva, anche perché con l'autunno ci avvicineremo sempre di più al termine della legislatura, quindi sarà molto più difficile approvare in aula dei provvedimenti che non siano quelli di bilancio. Va detto che la proposta di legge al Parlamento nazionale era stata presentata da un'altra forza politica. Nell'ufficio di presidenza della Camera la delibera è stata votata anche da altre forze politiche, anche dal centrodestra. Noi pensiamo che quindi su questo possa esserci un consenso pressoché unanime.